Adesso è il momento di Antonio Faccioli e Osvaldo Gervasi. Due parole per entrambi. Antonio è il mio fratello iperattivo di Libre Italia. È una persona fantastica, è una persona che ha organizzato nel Veneto tantissime cose, ne sta organizzando a scuola. Oggi ve le racconta, ma vi racconta solo una minima parte di quello che è riuscito a fare. È stato formatore della difesa, fa parte del nostro gruppo tecnico, è una persona che c'è sempre e alla quale io posso rompere le scatole in ogni momento perché in genere è disponibile e dice sempre di sì e quindi lo devo ringraziare per questo. Osvaldo è altrettanto persona eccezionale. Siamo onorati, orgogliosi che abbia accettato la candidatura in Document Foundation e ci auguriamo che possa essere eletto perché, esatto, deve essere eletto e quindi ribadiamo l'invito, perché è una persona di esperienza, è una persona equilibrata e crediamo che possa rappresentare al meglio, ma non solo Libre Italia, ma ciò che di meglio riusciamo a fare come italiani nel board. Grazie. Io devo partire con un ringraziamento perché ho iniziato a partecipare a Libre Italia dalla prima conferenza di Bologna e questo è stato il primo progetto a cui ho partecipato, uno dei tanti perché, come vi ha detto Sonia, mi ha coinvolto un po' in tutto e lei mi prende in giro perché dice che sono un iperattivo come lei e come Emma, in realtà perché c'è un'altra iperattiva in questa sala. E devo dire che sono orgoglioso di far parte di questa associazione e per tutti i progetti che vengono portati avanti, con la disponibilità, del tempo di ognuno di noi. Crescere a pane software libero è un progetto di Libre Italia per le scuole. Io sono entrato a far parte di questo progetto partendo proprio da quello che vedremo dopo in tutte le scuole in cui siamo andati. Partendo da un post fatto su Libre Italia, sul profilo Facebook di Libre Italia, dove c'era un articolo che Sonia promuoveva un corso in una scuola di Todi. E non è solo portare, chiaramente, fare corso di classico corso di informatica, insegnare a utilizzare Writer, piuttosto che Draw per disegnare ai bambini, ma è anche portare quelli che sono tutti i valori che abbiamo detto in tutte le presentazioni precedenti, portare la disponibilità, la condivisione che è alla base del software libero. E condivisione e disponibilità che non è solo da parte nostra, ma è anche da parte delle insegnanti con le quali collaboriamo. E posso dire che entriamo un po' in punta di piedi nei progetti. Ci mettiamo a disposizione delle insegnanti per collaborare e realizzare dei percorsi. Quindi è anche una condivisione con le insegnanti per progettare qualcosa. Questi sono quelli che finora abbiamo fatto. Siamo partiti da un anno, vedete che la preponderanza chiaramente è in Umbria. Io sono su Mozzecane, un piccolo comune di Verona, sto cercando comunque di allargare e di portare avanti altri progetti, coinvolgendo sia le scuole primarie, quindi chiamiamole come le abbiamo sempre chiamate, elementari, medie e superiori, ok? Quindi in tutti i vari gradi della scuola. Io principalmente mi occupo di portare avanti progetti nelle elementari e nelle medie. Per diritto di cronaca ho 3 figli, quindi sono anche abbastanza propenso a fare queste cose. E ne abbiamo in cantiere, è ripreso l'anno scolastico, è ripreso chiaramente tutta la progettazione e le attività. Quest'anno, in particolare, ad esempio, sono partito l'anno scorso a febbraio,
con dei corsi sulla quinta elementare. Quest'anno invece, proprio per il discorso della condivisione e della coprogettazione con gli insegnanti, abbiamo proposto alla direzione didattica, ad esempio, di fare quarta e quinta elementare, quindi dividere i contenuti, quindi fare un progetto, un percorso che portasse a partire dalle quarta elementare e concludere con il ciclo della primaria. Tutto quello che abbiamo fatto in quest'anno, l'abbiamo messo in una storia video che comunque potete trovare sul canale Libritalia di YouTube. E quando partiamo con i corsi, partiamo sempre con un cartone animato che spiega ai bambini un po' tutti questi concetti, quindi cos'è LibreOffice e quello che c'è alla base e quello che può fare all'interno della scuola, all'interno della classe, quindi sempre il discorso della condivisione. Chiaramente lavoriamo con bambini, con ragazzini, con studenti, quindi bisogna trovare anche un appeal per parlare e cercare di invogliarli. Quest'anno, ad esempio, oltre a LibreOffice, ho introdotto anche dell'attività di coding, sempre per cercare attività per rendere la cosa appetibile. E anche qua facendo sempre un qualcosa di mirato, quindi sempre con gli insegnanti cercare di fargli produrre qualcosa, quindi il giornalino della classe, dei DVD per ricordo di tutte le attività, e loro durante l'anno raccolgono tutta la documentazione che è della loro vita scolastica e cercano poi di portare tramite LibreOffice realizzare i loro contenuti. Quello che dicevamo, per fare chiaramente per avere un appeal con i bambini e con gli studenti, utilizzare un linguaggio semplice. Questo è anche un po' un punto di orgoglio, l'utilizzo dei PC durante la realizzazione di Crescere Pane Software Libero. Abbiamo anche, insieme con degli altri soci di Libritalia e dei vari LUG di Verona, abbiamo anche risistemato delle aule. In entrata trovate un plico di DVD di Sodi Linux, è la distro che abbiamo utilizzato, perdonate, ma ha un po' un cuore veneto, okay? Quindi il curatore del progetto è Francesco Fusillo, professore di Verona, fa parte del CTS di Verona e con il CNR ha portato avanti questo progetto. È un progetto che mira ai bambini con un'attenzione particolare, ad esempio, ai contenuti, soprattutto ai contenuti per i bambini con delle difficoltà, tipo i DSA, tipo i BES, con i bisogni educativi speciali. Attenzione che, ad esempio, cerchiamo di portare anche nella realizzazione di materiali. Con l'avvio del nuovo anno scolastico abbiamo realizzato delle slide utilizzando degli sfondi neri e utilizzando dei caratteri per i bambini con DSA, quindi per i bambini dislessici, sono dei caratteri un po' particolari. Tutto questo chiaramente per arrivare a invogliare i bambini a partecipare. Come ogni corso che si rispetti, le rilasciamo come Libro Italia dei certificati di attestazione di frequenza. Qui ci sono dei piccoli esempi. Anch'io sono un tipo che si commuove e devo dire che mi commuovo molto spesso, purtroppo. Nella consegna degli attestati io ho una fotoricordo che non ho messo perché sennò rischierei di commuovermi, dove a sua volta i bambini, a fine del corso, mi hanno rilasciato loro un attestato di buon educatore, di buon formatore, quindi è stata una cosa spettacolare. Oltre ai corsi per i bambini, cerchiamo di portare chiaramente, principalmente siamo in tre che seguono queste cose, Sonia, io e Osvaldo. Però cerchiamo comunque di coinvolgere altri soci, di formare altri formatori, e partendo chiaramente dai formatori della scuola, quindi le stesse insegnanti. Abbiamo proposto nel primo anno
una serie di attività con le insegnanti. Piccolo esempio, nella scuola che ho seguito Mozzecane, nell'istituto comprensivo abbiamo formato 24 insegnanti tra scuole elementari e scuole medie. Molte di queste stanno facendo attività nelle classi utilizzando LibreOffice. Mi ha parlato un insegnante di seconda elementare dove sta insegnando ai bambini a utilizzare, ad esempio, le tabelle. Gli sta facendo fare una serie di attività, gli insegna a formare bene il testo, utilizzano Draw per fare i disegni poi da inserire, da fa. Quindi è fondamentale chiaramente la condivisione, la disponibilità verso gli insegnanti poi ad aiutarle a sviluppare contenuti che poi loro riversano nella didattica. Questi sono un po' di foto della formazione che abbiamo fatto con le insegnanti. Chiaramente anche a loro abbiamo rilasciato un certificato di attestazione. Coinvolgimento non solo degli insegnanti, ma anche coinvolgimento delle famiglie. Questa è freschissima di iniziativa perché l'abbiamo fatta, come vedete, il 25 novembre. 3 sere fa abbiamo fatto una serata in cui abbiamo portato, non pensavamo, ma c'è stata una grossissima risposta. Praticamente sono venuti tutti i genitori di quarta e quinta elementare, più anche genitori di altre classi, e sono venuti a capire, a conoscere quello che è il progetto del Crescere Pane Software Libero, a cercare di condividerli. Una condivisione che quindi prosegue nella famiglia, prosegue nelle attività. Adesso la foto è un po' sfocata, quello è Francesco Fusillo, il curatore del progetto su di Linux, e quella è l'aula dove, una delle aule che abbiamo sistemato facendo anche del trashware, cioè abbiamo comprato qualcosa l'abbiamo recuperato nel buon spirito del software libero e abbiamo realizzato queste aule. Quindi anche condivisione con le famiglie perché il progetto non finisca nella scuola ma continui poi nella giornata. Ecco. Anche qua un piccolo esempio, nel corso precedente con diverse ragazzine di quinta elementare che mi facevano vedere che comunque a casa una parte dei compiti lo realizzava con LibreOffice. Quindi avevo un punto di orgoglio, oppure qualche genitore che mi ferma e mi dice: "No, sai che sono affascinati dal Ctrl-C, Ctrl-V", cioè veramente stupidaggini, però che rendono ti inorgogliscono di quello che fai. Grazie. E anche diciamo, questo fatto dell'incontro con le famiglie diventa, cioè, il fatto che esistano i corsi, che si parli di software libero, di open data, eccetera, può diventare per il dirigente scolastico una stupenda occasione per incontrare le famiglie. Noi, diciamo, nella scuola di Foligno, un liceo, abbiamo avuto diversi momenti in cui, appunto, presentando i risultati del nostro lavoro, è stato organizzato un evento che ha coinvolto le famiglie. Mi ricordo all'inizio fu bellissimo perché quando annunciammo il progetto, la scuola rispose, diciamo, diede un contributo e ci furono un gruppo di alunne che prepararono una danza bellissima. E fu un momento veramente molto toccante, quindi ci fu la presentazione di Italo, eccetera, però alla fine della mattinata questa danza, diciamo, arricchì tutto. L'esperienza fatta al liceo di Foligno è abbastanza significativa perché, diciamo, è stata anche molto, molto pesante da condurre. Ringrazio i 5 membri di Libritalia che l'hanno resa possibile. Era il sabato mattina dalle 12 alle 13, quindi diciamo, è stata la prima volta, abbiamo visto un po' le limitazioni di questo tipo di organizzazione. Fai spostare una persona solo per un'ora, traghi i ragazzi arrivano e il momento della partenza si perde un buon quarto d'ora, quindi diventa tutto molto molto complesso, no?
E tant'è che abbiamo chiesto alla preside se poteva venirci incontro e quest'anno queste classi, diciamo che fanno un indirizzo orientato alle scienze, il sabato escono alle 11 d'orario, in modo tale che in questo modo, in questo slot di 2 ore, potranno mettere non solo la nostra attività che riprenderà ad anno nuovo, ma anche altre attività che riguardano la lingua, l'arte, altre cose. Una scommessa è stata un po' anche quella del taglio di dare al corso, perché ovviamente sono ragazzi in età delicata, hanno delle competenze abbastanza avanzate, infatti diciamo è stato del tutto inutile la parte introduttiva perché molti di loro lo usavano già a casa, insomma, quindi. E allora ecco, è stato un po' coinvolgente questa parte perché si trattava di dargli anche degli esercizi, delle cose che li potessero in qualche modo stimolare. C'è stato un importante contributo, abbiamo allargato un po' lo spettro, abbiamo introdotto GIMP, grazie a Fabio, e tutte queste cose, diciamo, hanno stimolato in loro un interesse e hanno visto che tipicamente la scuola organizzava corsi su Office e su Photoshop, insomma, quindi almeno in questo contesto siamo riusciti a far passare un'informazione differente. Questo è lo schema delle lezioni, 20 lezioni. Come vedete abbiamo coperto tutti i prodotti, ad eccezione di Matt che è stato appena accennato. Però ecco, con un taglio diciamo abbastanza particolare. Credo che il materiale ovviamente che abbiamo prodotto, che non è nulla di che, ma può servire come riferimento anche per altre esperienze simili in scuole superiori, insomma. Ecco, qui veniamo al punto, perché certamente diciamo, questa esperienza è nata un po' per la voglia. Io sono al terzo figlio, avevo cercato in passato di fare cose analoghe, ma non era stato possibile. Perché? Perché le persone hanno un peso. Quindi, diciamo, questa volta abbiamo trovato una dirigente scolastica molto molto attenta, molto ricettiva sotto questo punto, e è stato possibile organizzarlo anche in questa scuola, anche se c'era una consolidata, perché il vecchio insegnante, diciamo, di informatica aveva un taglio molto orientato verso Microsoft. Da qui si può andare avanti, perché oltre all'educazione, all'alfabetizzazione sulla produttività d'ufficio, l'obiettivo è arrivare alla certificazione OpenCDL. Vedremo quello che riusciremo a portare avanti. Quest'anno, visto che la dirigente è un pochino, diciamo, ha cercato di calmare gli entusiasmi, perché con Sonia noi avevamo subito disegnato una cosa molto più complessa. Vedremo quello che verrà. Queste slide ovviamente sono state completamente scompaginate, però il segnale è questo, cioè come associazione possiamo fare molto, perché la scuola sta vivendo storicamente da anni periodi di sofferenza fortissima, quindi è ovvio che sono ricettivi solo a certi tipi di offerta, quindi se c'è il volontariato, se è gratuito va bene, se ci sono dei soldi da mettere sul piatto probabilmente non va più bene perché le risorse sono veramente al lumicino. Quindi noi possiamo estendere questo modello, ovviamente si tratta di scalare, come dire, come si usa in altri contesti di questo genere, quindi dobbiamo immaginarci come una grossa farm che ha tanti nodi di elaborazione e quindi abbiamo bisogno di teste, gambe e braccia. Quindi chi di voi può raccogliere l'invito, secondo me è una cosa molto meritevole perché stiamo agendo in un contesto dove c'è poco, c'è molto da fare, c'è molta voglia di imparare, di crescere e credo che i semi che si seminano in questa direzione daranno dei frutti molto importanti. Quindi io spero che appunto anche in altre città, anche con l'ausilio di altri volontari, riusciamo a fare questa cosa in maniera più estesa e più significativa. Parlare di LibreOffice c'ha dentro una parola che è libro e che quindi ci permette di parlare di libertà. Anche questo è molto significativo perché i ragazzi hanno voglia di sentirsi dire queste cose. E quindi non solo di open source, free software, ma anche di standard aperti, e
e soprattutto di questo concetto di liberarsi dai formati proprietari, che per certi versi, e soprattutto secondo me anche a quell'età, stimolano moltissimo la creatività e la loro voglia di partecipare. Questa frase è stata creata, ci è stata suggerita, diciamo, dalla scuola, la trovo bellissima. Il grado di libertà di un uomo si misura dall'intensità dei suoi sogni, è appunto un esempio di come interagendo e facendo sinergia si arricchisce il nostro messaggio, si arricchisce la nostra azione e si arricchisce quello che la scuola riesce ad erogare ai ragazzi e ai genitori. Poi diventa un modo importante perché in queste occasioni si può parlare di concetti delicati, tipo innovazione, social media e libertà digitale. Mamma mia, temi delicati come cyberbullismo, eccetera, è possibile trattarli grazie agli incontri che poi vengono portati avanti con la scuola, credo che è la fine. Ah, l'ultima cosa, abbiamo organizzato insieme con tra Mozzecane e Perugia un evento distribuito sul Document Freedom Day, che era il 25 marzo, e in quell'occasione è stata presentata questa infografica che avevano fatto i ragazzi utilizzando Draw. E questo è veramente l'ultimo ormai. Vabbè, sì, c'erano questi ultimi pensieri, ma diciamo, questa occasione diventa un modo perché i ragazzi escano, che si dicono nativi digitali, ma in realtà difficile, cioè ci permette di renderli attivi digitalmente, di farli crescere con la piena conoscenza e la consapevolezza soprattutto di quello che succede, di quello che sono in grado di fare. Grazie.